Nasce il Giardino Urbano di Como, progetto da 300.000 euro che prevede la riqualificazione del verde nelle zone della stazione San Giovanni, Viale Geno e Piazza Vittoria, con la posa di alveari per la produzione di miele. Obiettivo: far diventare Como una città fiorita da luglio a settembre e realizzare un'arnia di design per promuovere l'apicoltura urbana. Nel progetto approvato dalla giunta cittadina si legge che l'alveare urbano sarà collocato nel giardino di Via Balestra e sarà visibile sia dall'interno dell'area verde che da Via Lelecco. All'interno sarà inoltre posizionata un'arnia e successivamente ne verranno collocate altre due nelle vicinanze per avere già dal primo anno una produzione di almeno 45 kg di miele. Tre quindi le aree individuate per la rigenerazione del verde con essenze che aiutano le api nei periodi in cui le fioriture scarseggiano: la stazione San Giovanni, Piazza Vittoria e Viale Geno. Per la stazione San Giovanni il nuovo progetto prevede il rifacimento delle fioriere tra la stazione del parco e delle aiuole ai piedi della scalinata. Saranno inoltre sostituite le 8 fioriere all'ingresso della stazione con nuovi modelli. Inoltre ad ogni albero saranno appesi 8 rifugi per le api selvatiche. Piante aromatiche nella grande aiuola di Piazza Vittoria, tra cui lavanda, rosmarino e salvia. Inoltre verranno installate nuove luci attorno al monumento dedicato a Garibaldi, che saranno accese anche durante le ore serali. Infine Viale Geno, dove verrà riqualificato il verde con la posa di nuove piante. Inoltre, come si legge ancora nel progetto di Palazzo Cernezzi, è prevista la creazione di una quinta fiorita per migliorare la percezione dell'opera scultorea dedicata alle vittime del Covid. Tutte le nuove piante saranno segnalate con targhette interattive in lingua italiana ed inglese, con la descrizione della pianta e del perché è utile per la vita delle api e perché questi insetti sono fondamentali per l'esistenza della pianta, con l'obiettivo di coinvolgere ancora di più il turista, l'appassionato e il visitatore al mondo delle api.